Un poster con il suo ritratto ad accoglierla e una bandiera ucraina ad anticipare il senso del suo discorso. Infiammato e patriottico, il primo intervento da parlamentare di Nadia Savchenko, la pilota militare scambiata la scorsa settimana da Kiev con due presunte spie di Mosca ed eletta al Parlamento ucraino durante la sua detenzione in Russia. Non lascerò che dimentichiate, non permetterò che voi che sedete a questi banchi del Parlamento dimentichiate tutti quei giovani che hanno sacrificato la loro vita per l'Ucraina a Maidan e tutti quegli altri ancora che nel Donbass continuano a morire per la patria. Per molti, simbolo del conflitto nell'est dell'Ucraina, Savchenko era stata condannata in Russia a 22 anni di reclusione con l'accusa di aver fornito le posizioni di due giornalisti poi uccisi da un tiro di mortaio nel giugno del 2014.